Della lezione originale appena vista svilupperemo l'home page, la copertina creata con un'immagine, una casa di testo e un pulsante di avanzamento, quindi la mappa, parte della mappa con un nodo sviluppato completamente in cui inseriremo il testo scorrevole, costruendo delle nuove capacità della versione 11 di Mimio, una mappa scorrevole su cui appuntare la storia, una mappa di geolocalizzazione satellitare e quindi varie risorse esterne come audio, siti, video e un file in allegato alla lezione in PDF.